E ciao a tutti amici, ben trovati in questa nuova video ricetta. Welcome nel canale YouTube degli Sfiziosetti. Invito chiunque ancora non l'abbia fatto ad iscriversi al canale e per ricevere le news sui nostri contenuti di attivare la campanellina. Oggi realizziamo una delle ricette più acclamate, più conosciute forse al mondo, una delle più chiacchierate, le più contestate, ma alla fine anche una delle più amate. Avete capito di cosa si tratta? Avete sbirciato gli ingredienti? Esatto, la carbonara. Ragazzi, la carbonara è una delle ricette che ci salva la vita. Immaginate che torniamo tardi dal lavoro, ma abbiamo tempo, che cosa facciamo? Facciamo la carbonara. Che cosa vogliamo realizzare? Realizziamo la carbonara. In 5 minuti, 4 ingredienti, realizzi qualcosa di veramente, veramente gustoso. Raga, 4 ingredienti. Sapete che significa? Con 4 ingredienti realizziamo un piatto superlativo. Andiamo a vedere insieme, la realizziamo. Ovviamente ci vogliono delle accortezze per poterla realizzare come si deve. Andiamo a vedere insieme che cosa ho scelto per realizzare questa carbonara. Panna da cucina, formaggio grattugiato, bacon americano o pancetta, pepe, uova itera. Amici, prendete la panna e la buttate. Prendete il formaggio. Magari lo mettete da parte, però noi adesso lo togliamo. Prendete il bacon e lo buttiamo. Guagliù, a carbonara. E a casa sì, se la vuoi la fare bene. Quattro ingredienti semplicissimi, piccole accortezze e realizziamo uno dei top piatti conosciuti al mondo. Ragazzi, pecorino romano, bello, stagionato, salato, per intenderci quello che c'ha il fondino nero. Il guanciale, e mi raccomando, lo dobbiamo fare sudare. Il pepe, del sale grosso e solo i tuorli d'uovo, quindi solo il rosso. Avete capito? Quattro ingredienti, poche mosse fatte come si deve, realizziamo un super piatto. Vi faccio vedere come la realizzo io. Se voi avete altre idee di come la potete realizzare, lasciate qualche commento e condividete il video. Per prima cosa che facciamo, sale grosso nell'acqua. L'acqua è a bollore, oggi ho scelto di fare lo spaghetto, quindi lo tiro già giù. Eccoci qua. Adesso che cosa fa? Visto che questa ricetta ha pochi passaggi, ma ovviamente devono essere fatti come si deve, che cosa facciamo? Io il pepe, visto che è una padella nera, l'ho già fatto tostare in precedenza, quindi che cosa facciamo? Prendiamo il pepe. In una padella calda lo facciamo tostare per far venire fuori proprio tutti i profumi, la nota speziata e poi lo togliete. Ovviamente poi nella stessa padella l'accendete, prendete il guanciale, mi raccomando, togliamogli la cotenna, eccoci qua. Che facciamo? La buttiamo la cotenna? Assolutamente no. Poi buttiamo il bacon, con la cotenna che andiamo a mettere in padella, gli diamo l'input per partire, per far sudare il nostro guanciale. Quindi andiamo ad ingrassarla, guardate, proprio utilizzando le mani la facciamo ingrassare, la lasciamo lì. Nel frattempo ci tagliamo a listarelle il nostro guanciale. Mi raccomando, non fatelo troppo sottile perché vogliamo sentirlo sotto i denti. Altrimenti è meglio che non lo mettiamo. Ecco qua, bella riversata. E vai. Ragazzi, la carbonara veramente è qualcosa di spettacolare. Una bella cubettata di guanciale. Eccoci qua. Proviamo. Buonissimo. Lo mettiamo io. Ecco qua. Lo facciamo andare piano piano, la fiamma non deve essere altissima, altrimenti sarebbe solo a bruciare, ma noi dobbiamo farlo sudare, deve sudare, quindi far tirare un po' di grasso, ecco qua, quindi lo facciamo andare piano piano, la piastra in funzione, una girata alla nostra pasta e iniziamo a preparare la fatidica salsa alle uova. Io
Allora, come vi ho detto io all'inizio, noi utilizzeremo esclusivamente il tuorlo. Il bianco ovviamente non lo buttate, potete utilizzarlo per fare delle meringhe, potete utilizzarlo per fare una frittata dal mumi per chi va in palestra, quindi molto proteica. Prendiamo una ciotolina, ecco, due, bianco lo mettiamo via, ci prendiamo il rosso, eccola qui, ancora, bianco via e rosso qui, perfetto, togliamo questo che non ci serve, questo neanche ci serve. Adesso che ci resta da fare? Rimestare il guanciale, perché voglio che profumo, come lo avvicino alla camera e vi faccio vedere come sta iniziando a sudare, diventa bello trasparente, noi lo facciamo diventare anche croccantino. Bene, nella salsa di uova, quindi con solo il rosso, ci mettiamo il pecorino, una manciata di pecorino, ecco qua, pecorino bello salato, della puntina di pepe e iniziamo a mescolare. Allora io faccio per ogni porzione, diciamo, di carbonara due tuorli, quindi due tuorli ogni porzione di pasta, sono più che sufficienti. Allora guardate, già sta venendo come una cremina, ci aggiungiamo un altro po' di pecorino, poi ci sono gli stereotipi ovviamente, ma dopo crudo a me non piace, ragazzi. Nessuno dice che lo dovete mangiare crudo, che poi tra l'altro crudo non è. Perché vi dico questo? Perché noi adesso andiamo a mettere un mestolino d'acqua dentro la salsa di uova, che quindi lo farà portare a una temperatura di 70-80 gradi per almeno una quarantina di secondi, quindi andrà pastorizzato. E inoltre, quando lo mettiamo nella padella, con il calore della pasta, continuerà anche una sorta di pastorizzazione, quindi non è crudo, però... Voi dite, a me piace più come? Va benissimo, in cucina bisogna divertirsi. Io la preferisco così. Però mi raccomando, non usate la panna, non usate il vego, usate gli ingredienti come Cristo comanda. Oh, ma proprio una puntina d'acqua, guardate, ricordate che l'acqua a 90 gradi inizia a bollire. Una puntina d'acqua, eccoci qua, perfetto. Praticamente la ricetta è finita, non ci resta che far andare per benino la pasta, guardate, si sono sciolte anche tutti i filamenti del pecorino, pronta questa, mettiamo qui. Allora guardate, il guanciale ha tirato fuori tutto il grasso, proprio tutto il grasso, guardate, guardate, profumatissimo. Noi tra poco lo alzeremo perché dovremmo fare uno dei passaggi più fondamentali della ricetta. Vuoi dire qual è? Ora lo faccio vedere. Oh, poi mi raccomando, anche la scelta della pasta è importantissima per realizzare un ottimo primo piatto. Come avete notato, non ho aggiunto altro sale perché non serve, basta salare l'acqua. Abbiamo il guanciale che, se è un ottimo guanciale, è molto speziato, quindi salato. Se il pecorino è fatto come si deve, un freddo due mesi, bello stagionato, sarà salato, quindi abbiamo la giusta sapidità che va benissimo per il nostro piatto. Quindi ci dobbiamo preoccupare solo di salare l'acqua. Guardate, ha tirato fuori tutto il grasso fatto, quindi a questo punto noi prendiamo la rotenna che non ci serve più, la mettiamo via e alziamo il guanciale. Via. Bello croccante, profumatissimo, guardate, guardate quanto sughetto ha tirato fuori, quanti grassi. Questo è un piatto lussurioso, proprio godurioso. Ok, a questo punto ovviamente la padella non la spegniamo, ma cosa facciamo? Vi mostro la magia. Prendiamo un mestolo d'acqua,
la vediamo dentro, il resto d'acqua, e nella stessa padella che abbiamo fatto tostare il pepe, rosolare il guanciale che l'abbiamo fatto sudare e l'abbiamo messo da parte, andiamo a cuocere la pasta. Quindi dite, ma come? È così, vi faccio vedere. Quindi la prendiamo con l'aiuto di una pinza, guardate, piegata, bella, e la tiriamo qui. Uno, due e tre. Alziamo la fiamma, anzi la piastra, e andrà a bollore e via. E la lasciamo cuocere. Praticamente questo passaggio sarà uno dei passaggi top della vostra carbonara, perché in questa padella abbiamo racchiuso tutti i profumi e l'essenza della carbonara stessa. Quindi la nota speziata del pepe, il guanciale che ha sudato, ha tirato fuori tutti i loro grassi, i loro profumi, le loro essenze. Noi andiamo a cuocere la pasta. Quando risulterà cotta sarà uno spettacolo, perché innanzitutto si insaporirà, ma poi tirando fuori un amido già così uscirà fuori una cremina pazzesca, ragazzi, pazzesca. Ecco qua, la lasciamo cuocere. Trascorsi alcuni minuti, la nostra pasta inizierà a tirare fuori una cremina pazzesca. Guardate che crema, ci siamo quasi, uno spettacolo. Guardate come si inizia a rapprendere, intanto la pasta cuoce. Nel momento in cui si sarà assorbita tutta l'acqua, la nostra pasta sarà cotta. Uno dei momenti topici è appunto quando andiamo a mantecare, diciamo, la salsa d'uovo. La fiamma deve essere spenta, altrimenti andiamo a farla frittata. E prima ancora di aggiungere la salsa di uova bisogna far scendere un po' di temperatura il nostro spaghetto. Qualche altro secondo e possiamo spegnere, perché infatti dalla camera, sempre vicino, ha assorbito tutta l'acqua ed è diventata molto ma molto cremosa. Guardate, praticamente se tu adesso ci aggiungi solo il pecorino già è buonissimo così. Guardate, perfetto, ci siamo. Spegniamo, lasciamo scendere di temperatura facendo questa operazione, ma giusto un pochino, quindi fiamma aspetta, lavoriamo ancora un po' la pasta così, eccoci qua, e la facciamo scendere di temperatura. Guardate la crema, guardate, guardate una crema, guardate. Altro che panna. Momento topico, salsa d'uova, lecca pendole, tiriamo giù le uova. E ci divertiamo a farla mantecare. Profumatissimo, ragazzi. Ovviamente il colore della carbonara dipende dal tipo di fuoco che si utilizza. Se utilizzate quella per fare la pasta fresca, avremo sicuramente una carbonara molto molto più rossa, arancione, accesa, piccante. Ci siamo. Adesso manciata di pepe, ancora un pizzico di pecorino. Voglio, non ci resta che impiattare. Quindi il guanciale, ma non lo metto il guanciale, glielo metto sopra. Perché? Perché mi piace sopra, invece che fa l'effetto cromatico, l'impatto cromatico. Ma a casa poi, se la volete mettere il guanciale, lo volete mettere all'interno, ben venga. Allora, prendiamo un po' di pane, ci puliamo la piastra, ci mettiamo questa, mestolo, ci andiamo a girare. Vediamo ancora un po', così almeno riusciamo a fare il nidino. Io volutamente ho lasciato un po' di salsina in più, perché adesso
facciamo l'effetto del mestolo, della mestola da sopra. Ok, ecco qua. Questo. Il nostro guanciale a pioggia. Puliamo il piatto. Una manciata ancora di pepe a sporcare il piatto e pepe. Lo facciamo così. Ed ecco poi la carbonara. Ragazzi, io adesso la mangio. Non vi resta che farla anche voi a casa. Pochi accorgimenti. Eccola qua. Se vi è piaciuta, lasciate un commento, condividete il video, iscrivetevi al canale di Sfiziosetti e enjoy and stay tuned alla prossima video ricetta. Oh, la forchetta, dov'è?